Il mio è proprio un saluto, molto grato, anche perché vi chiedo scusa in anticipo, chiedo scusa anche al professore, l'avvocato, perché saluto e me ne vado, ma perché questa cosa è arrivata dopo che la mia agenda era piuttosto piena. Però sono contento di darvi un saluto e mi complimento con il Forum di Loreto per questa iniziativa. Condivido pienamente quello che ha detto il confratello Giovanni e aggiungo. Il mio maestro marchigiano, Cardinale Sgreccia, negli anni, credo 92, 93, forse anche 91, non ricordo bene, era grosso modo in quell'arco di tempo. Ci incontrammo e mi riferì che aveva partecipato, come delegato della Santa Sede, alla conferenza internazionale della famiglia al Cairo. Se non vado errato, 90 o 91 forse. E tornò rabbrividito da quello che aveva ascoltato. Cioè, tutto sommato, riassumendo, in quella conferenza, in cui fu invitata anche la Santa Sede, naturalmente, e Sgreccia disse le cose che doveva dire, furono teorizzate quattro tematiche, quattro percorsi, sui quali abbiamo fatto tutti poca attenzione. Li riassunse così. Prima tematica. Famiglia senza matrimonio. Seconda tematica. Matrimonio senza famiglia. Terza tematica. Sessualità senza procreazione. Quarta tematica. Procreazione senza sessualità. Carissimi, sono tutte queste tematiche, sono state tutte realizzate. Quindi c'è, come diceva Giovanni, una intenzione programmata, un progetto, e dietro un progetto c'è sempre un'economia. Per queste quattro tematiche noi adesso sopportiamo tutte le conseguenze negative, perché, diciamoci serenamente, abbiamo tutti un po' detto non mi interessa, non tocca a me, e ci siamo trovati come ci siamo trovati, tanto a chiamare diritto un matrimonio impossibile. E lo dico con grande rispetto delle persone, ma un matrimonio impossibile. Siamo stati tutti e due al Sinodo. Io mi sono meravigliato di due cose dal Sinodo. Intanto che tutti i vescovi raccontano la bellezza della famiglia in tutto il mondo, ma contemporaneamente dicono in tutto il mondo che ormai sono gli stessi virus che la stanno attaccando, non distruggendo, perché la famiglia ha la forza di Dio, quindi non sarà distrutta. Però bisogna che culturalmente noi questo cammino lo si faccia, culturalmente e politicamente. So che al Parlamento c'è una proposta di legge sulla famiglia ed è bloccata. Un onorevole delle famiglie numerose, il cognome lo sapete meglio di me, non lo dico, ha presentato questa domanda e ha domandato: ma perché questo progetto di legge non cammina? La risposta è stata: ma di quale famiglia vogliamo parlare? E questo onorevole ha risposto: della famiglia secondo la Costituzione. Non ha detto secondo Dio, secondo la Costituzione, famiglia fondata sul matrimonio. Allora ha detto: finché parliamo di questa famiglia, la legge non va avanti. Carissimi, è il tempo di non dormire più. Non è il tempo di fare le guerre, perché noi non facciamo nessuna guerra. La Chiesa non è chiamata a guerrigliare. La Chiesa è chiamata ad essere profezia e evangelizzare. Questo vogliamo fare, nutriti anche stasera dalla parola dell'avvocato, che è esperto di questo, e avendo, come dire, l'orecchio attento, perché ormai anche nelle nostre scuole c'è l'infiltrazione di questa tematica di cui stasera l'avvocato vi parlerà. Io purtroppo non potrò ascoltare e sono rammaricato, e cioè del gender. Cioè qui stiamo, come posso dire, minando l'identità della persona umana.
seminando una sorta di frustrazione che sarà rovinosa per le persone e sarà ancora, forse, spero di no, più rovinosa per la società. Quindi ascoltatelo con piacere, diventate testimoni di questo e mi raccomando, all'interno delle vostre famiglie, cuore e mente aperto a questa intelligenza. Buon lavoro, un applauso. E il nostro applauso e un ringraziamento per le stupende